Ultimamente sui social il consumo dell'alcol è un tema che spesso e volentieri si infiamma. In effetti ci si potrebbe chiedere, ma come mai agli esseri umani in media piace molto l'alcol? Beh, allora vi rigiro la domanda. Alle altre scimmie l'alcol piace? E se sì, in che modo è legato al fatto che piace anche a noi? Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi si parla di un tema abbastanza scottante, ma mi andava di parlarvene da un punto di vista evolutivo, perché penso che si possa imparare molto sulla nostra specie quando andiamo a curiosare sui nostri parenti più vicini. Dunque, io prima di iniziare ovviamente vi ricordo di seguirmi su tutti gli altri miei social, trovate appunto in descrizione tutti i link, anche appunto i modi per sostenere il mio canale, Patreon, la wishlist, grazie mille appunto a chi contribuisce. In descrizione trovate anche il link per recuperare il mio libro di Coccodrillo al cuore tenero e ovviamente anche il canale Telegram dove metto tutti quanti gli annunci di conferenze, tour vari, così non vi perdete niente. E sono anche aperte le iscrizioni ai miei viaggi. Il viaggio del Casentino vi consiglio di approfittarne perché per un bel po' non verrà replicato, quindi Dunque, nella medicina moderna spesso vengono attribuite alcune malattie umane ad un adattamento incompleto alle nuove condizioni in cui la nostra specie vive e alle nuove sfide della nostra società, che, essendo un prodotto essenzialmente della nostra cultura, ha avuto un'evoluzione molto molto rapida e sono cambiate molto più velocemente rispetto a come di norma cambiano i tratti legati, per esempio, ai nostri geni. Si tratta di una correlazione abbastanza convincente quando si parla delle malattie legate in qualche modo allo stile di vita e che coinvolgono, ad esempio, attività fisica, disordini alimentari, eccetera. Per esempio, in alcune zone del mondo, culturalmente abbiamo iniziato in tempi abbastanza recenti, storicamente parlando, a consumare molto più zucchero di quello che si consumava prima, rendendo più accessibile e sempre disponibile questa risorsa. E questo è legato alla maggiore insorgenza di condizioni come obesità, diabete e ipertensione. Nell'ottica evolutiva lo si potrebbe considerare proprio come un adattamento incompleto a condizioni nuove comparse troppo velocemente. Infatti, un organismo di base ben adattato ad una dieta che è molto ricca di zuccheri non dovrebbe in teoria aver problemi a consumare tanti zuccheri. E questo suggerisce che probabilmente l'essere umano che di base non era adattato ad una dieta così ricca di zuccheri, non ha letteralmente avuto abbastanza tempo per adattarsi alla dieta moderna, selezionando ad esempio i tratti del proprio metabolismo vantaggiosi alle nuove condizioni, in questo caso la presenza di zuccheri molto maggiori nella dieta. Infatti in natura non ci sono così tanti zuccheri sempre disponibili e accessibili per un animale delle nostre dimensioni, come invece avviene nelle nostre città. Quindi forse non era nemmeno così vantaggioso per la nicchia ecologica dei nostri antenati specializzarsi così tanto a mangiare zuccheri, dal momento che non erano, la base della loro dieta. E questo ci porta al nostro video. Il consumo di alcol, che porta poi all'alcolismo nei casi più estremi, può essere considerato allo stesso modo? Di base, infatti, tra gli umani del Paleolitico, l'etanolo, quello che comunemente viene chiamato alcol, non era una componente significativa della dieta, né lo era degli umani ancora più antichi. Pare infatti che l'alcol, infatti, divenne una componente significativa della dieta umana solo intorno ai 9.000 anni fa, quando con l'agricoltura gli umani cominciarono a immagazzinare il cibo in eccesso e dopo impararono a farlo fermentare. Se così fosse, allora l'alcolismo sarebbe, al pari delle condizioni di cui si parlava prima per lo zucchero, un esempio di situazione in cui gli umani non hanno avuto il tempo di adattarsi completamente. Però a noi interessa l'evoluzione quella un po' più vecchiotta, quindi la cosa che dobbiamo fare è andare a vedere come si comportano gli altri nostri parenti al riguardo. Infatti, agli altri primati piace l'alcol? Qualcosa lo si può imparare dai nostri parenti più vicini, gli scimpanzé. Gli scimpanzé, infatti, che vivono a Busuu, nella Guinea sudorientale, un po' beoni lo sono in effetti. In queste zone è tradizione tra gli abitanti umani ricavare un alcolico dalle palme della specie Raphia ucheri. La loro scorza viene incisa di modo che cominci a colare la linfa, che è molto molto dolce. Sotto poi vengono appesi dei recipienti, come dei contenitori in plastica opportunamente modificati, così la linfa quando cola si accumula lì e inizia tra l'altro a fermentare molto velocemente. Tant'è che dopo la raccolta, che si effettua la mattina e nel tardo pomeriggio, il prodotto viene bevuto senza processarlo ulteriormente entro 24 ore. E pensate che in poche settimane una di queste palme
può produrre una cinquantina di litri di linfa. Gli scimpanzé che vivono lì ovviamente se ne sono accorti e incuriositi hanno iniziato ad approfittare del fatto che queste palme non sono sempre sorvegliate, arrampicandosi per curiosare meglio e capendo presto che la situazione poteva essere sfruttata. E quindi hanno cominciato a bere sta linfa fermentata. Solitamente ne bevono un litro per volta, ma alcuni sono arrivati a berne 3 in una volta sola. E contate che la percentuale di alcol nella linfa varia dal 3.1 al 6.9%. Non è chiaro però se questi scimpanzé fossero ubriachi, in questo senso non è stato possibile rilevare alcunché, ma è certo che un ammontare di alcol simile consumato in una volta da un essere umano sarebbe probabilmente stato abbastanza per, come dire, ingoliardirsi. Non piangete per me, sono già morto. Lo studio che ha descritto questo comportamento è stato pubblicato nel 2015 su Royal Society Open Science da Kimberly Hawkins e colleghi ed espone dati e osservazioni, che sono state anche filmate, raccolte per 17 anni, dal 1995 al 2012. Un totale di 51 eventi è stato osservato, che hanno coinvolto un totale di 26 esemplari di scimpanzé, alcuni recidivi. Per esempio, un maschio che era stato chiamato Fof è stato visto in 14 delle 51 osservazioni. Altra cosa, sia i maschi che le femmine erano ugualmente entusiasti della bevanda, pare. Cosa pazzesca, gli scimpanzé addirittura utilizzano delle spugne, tra virgolette, fatte con delle foglie, per raccogliere la linfa fermentata. Poi, che gli scimpanzé usassero gli strumenti per fare cose varie, tra cui spugne fatte con foglie per raccogliere l'acqua, e che ci fosse anche una differente cultura a livello di strumenti utilizzati da gruppo di scimpanzé a gruppo di scimpanzé, sono cose che già si sapevano, ma questa è la prima testimonianza di scimpanzé che usano attrezzi per sfruttare risorse umane. Lo studio suggerisce anche che l'etanolo è una risorsa apprezzata da queste scimmie e che probabilmente l'ultimo antenato comune tra l'essere umano e lo scimpanzé, che risale all'incirca a 6 milioni di anni fa, già non schifava troppo i cibi che contenevano alcol. Una cosa che però sicuramente a questo antenato comune mancava era la possibilità di cercare cibo in un ambiente ostile, avendo sempre le spalle coperte dai predatori. E anche internet è un ambiente ostile. Ma per fortuna c'è NordVPN che vi copre le spalle. NordVPN è il più veloce servizio che protegge la vostra connessione internet e la vostra privacy online. Durante la navigazione, infatti, i vostri dati potrebbero venire intercettati da qualche malintenzionato che li vuole rubare per i suoi sinistri scopi. Ma NordVPN cripta il vostro indirizzo IP e vi rende invisibili, permettendovi di usare anche le reti Wi-Fi pubbliche senza temere nulla, perché lo potete usare anche su dispositivo mobile. In effetti vi basta un solo account per proteggere fino a 6 dispositivi. Basta aprire l'app, scegliere un server, connettersi, fatto. Inoltre è già compresa nell'app di NordVPN Threat Protection, una funzionalità che permette di scannerizzare ogni file che scaricate, rimuovendolo non appena si accorge che potrebbe far danni. Blocca inoltre pubblicità invasive, rendendo anche più fluida la navigazione. Lo uso anch'io, assieme ad altri 14 milioni di utenti online, perciò scaricate NordVPN e approfittate ora di uno sconto esclusivo a tempo limitato. Tramite il link che vi lascio in descrizione e nel primo commento, infatti, avrete accesso ad un'offerta esclusiva non disponibile altrove, che al momento è la migliore offerta disponibile, e la potete provare per 30 giorni, soddisfatti o rimborsati. Quindi cliccate su www.nordvpn.com/zoosparkle per iniziare subito a navigare sicuri. Gli scimpanzé di Busu sono interessanti perché permettono di osservare alcuni comportamenti peculiari, talvolta poco comuni, in altri gruppi di scimpanzé. E questi comportamenti, che vi ricordo sono legati all'impatto umano in una certa zona, sono veramente utili per indagare l'argomento di questo video, e ci sono delle derive in realtà un po' inusuali, quando si parla di alcol e scimmie, anche in altri posti. Per esempio sull'isola di St. Kitts, nel Mar dei Caraibi. Le scimmie in questione sono dei cercopiteci verdi della specie Chlorocebus sebeus, che non sono originari di qui. Questi primati, dal comportamento estremamente adattabile e dall'ecologia molto flessibile, sono capaci di adattarsi bene anche lontano da casa, il che spiega come siano sopravvissute a dei viaggi attraverso l'Atlantico. Infatti dalla loro patria, l'Africa occidentale, sono arrivate ai Caraibi in cattività, tenute come esotici animaletti domestici a bordo delle navi. E si sa che già più o meno a partire da metà del 600 hanno colonizzato con successo le isole di Barbados, Nevis e appunto St. Kitts. Essendo animali molto adattabili, come vi dicevo, hanno sfruttato fin da subito la situazione, a scapito ovviamente degli umani lì residenti. Infatti, sebbene la prima pubblicazione scientifica
su queste scimmie non sia comparsa che a metà del Novecento, già nel 1682 alle Barbados le consideravano nocive, addirittura offrivano una taglia su ogni scimmia uccisa, facendoci intuire che già poco dopo il loro arrivo erano aumentate di numero in modo consistente. Testimonianze del Settecento parlano anche di come queste scimmie saccheggiassero i campi coltivati ogni volta che potevano, e in particolare si sa che si concentravano sui campi di canna da zucchero, ma anche cetrioli e manghi. A St. Kitts le scimmie non hanno predatori naturali, perciò tengono fede alle fortissime vibes da pirati dei Caraibi che emana la loro storia, e imparano subito il bluff quando gli metti davanti spaventapasseri, finti rapaci e serpenti di gomma che mimano i loro predatori originari africani e che metti per spaventarle facendo leva sul loro istinto. Ecco, non funziona più di tanto. C'è chi usa i cani, ma è successo che chi ha messo il cane è andato via ed è tornato e ha trovato la scimmia che l'accarezzava. E il cane stronzo che si faceva accarezzare. Sono ovviamente anche un'attrazione turistica, ed essendo che queste isole sono piene di turisti, che rappresentano una parte importante ovviamente del loro guadagno, è andata a finire che negli ultimi anni si sono moltiplicati proprio perché sfruttano a loro vantaggio la presenza dei turisti. E qui arriviamo al punto. Siccome ci sono tanti turisti, capita che i drink vengano lasciati incustoditi. E quando succede, queste scimmie saltano giù dagli alberi, balzano sul tavolo e si scolano tutto, alla goccia. Scimmie che amano il rum. Ancora una volta, pirati dei Caraibi all'ennesima potenza proprio. Allontanandoci ancora di più dall'essere umano, a livello di parentela, è noto che anche il lori lento della sonda, Nycticebus coucang, ingerisca nettare fermentato, che ha fino al 3,8% di alcol, dai fiori di una palma chiamata Eugeissona tristis. E cambiando ordine di mammiferi, nel 2008, Frank, Vince e colleghi hanno descritto l'ingestione cronica di linfa dello stesso tipo di palma di quella dell'orilento da parte di alcune tupaie, in particolare la specie Ptilocercus lowi. Le tupaie sono dei mammiferi molto particolari che, secondo diversi autori, sono l'ordine di mammiferi più affine all'ordine dei primati come parentela. Insomma, tra i mammiferi, se escludiamo gli altri primati, sarebbero probabilmente le nostre cugine più strette. Non è chiaro quali siano i vantaggi dell'ingerire così tanto alcol e come gestiscono l'averne così tanto in una volta dentro al corpo, dal momento che simili tassi nell'organismo umano sarebbero davvero pericolosi. Perché a questi primati e tupaie piace alzare il gomito? Allora, in natura il posto più facile dove trovare dell'alcol è la polpa della frutta che sta fermentando. Frutta quindi molto molto matura, talmente matura che lo zucchero appunto ha iniziato a fermentare. D'altronde la frutta di per sé si è adattata ad essere ricca di zuccheri, e questo per rendersi appetibile, così gli animali la mangiano e aiutano le piante a disperdere i semi. E le piante che avevano dei frutti per caso con un contenuto di zucchero maggiore erano preferite da questi animali e quindi si disperdevano. Comunque avevano un successo maggiore, quindi poi è diventata la norma al carattere, ecco. La frutta acerba non è appetibile, e se lo fosse non sarebbe il massimo per la pianta, dal momento che il seme non è ancora pronto ad essere disperso a questo stadio, ecco. Quindi se venisse mangiata la frutta acerba va in malora tutto. Quindi quando è pronto il frutto lo fa sapere cambiando colore per rendersi visibile, convertendo gli amidi in zuccheri ed emettendo composti odorosi, insomma maturando. Si spera ovviamente di attirare qualche gonzo che se lo mangia e che lo porti lontano, permettendo alla pianta di colonizzare nuovi territori. La percentuale di zucchero nella frutta varia molto a seconda del caso, ma solitamente oscilla tra il 5 e il 15% della massa del frutto, ma in qualche caso può arrivare addirittura fino al 61%. E si sa che per i primati più vicini all'essere umano, e anche per i nostri antenati, spesso la frutta è una risorsa di primaria importanza, pertanto una parte di alcol finisce nella dieta dei primati che la consumano. Robert Dudley, in uno studio del marzo del 2000 pubblicato su The Quarterly Review of Biology, discute proprio questa possibilità. Possibile che l'alcolismo umano abbia origine dalla dieta frugivora di alcuni primati? La frutta fermentata emette un odore forte e piuttosto riconoscibile, che presumibilmente è anche identificabile da una certa distanza, visto che l'alcol comunque è molto volatile e l'odore si espande molto rapidamente. I frutti fermentati e poi sono davvero calorici, assai di più di quelli acerbi, perciò un individuo che per caso nasce con la capacità di rintracciare meglio nella vegetazione questa risorsa e che sviluppa poi una predilezione per questa risorsa, si troverà avvantaggiato rispetto ai propri simili, perché avrà a disposizione molte più calorie e quindi più energia utile per sfuggire ai predatori, ma soprattutto accoppiarsi con più partner e quindi finiranno appunto per fare più figli, i quali erediteranno questa caratteristica, eccetera.
si capisce che col tempo un carattere così vantaggioso finirà per diffondersi nella popolazione, diventando la norma, perché chi ce l'ha campa meglio e si riproduce di più. Il discorso fila, però il tratto principale per il quale si è rivelata vantaggiosa una certa attrazione per l'etanolo, di preciso noi non lo sappiamo. Forse, come dicevo, era vantaggioso perché i frutti fermentati hanno un maggior contenuto calorico. Oppure l'etanolo può essere utile a fiutare e quindi trovare la frutta più facilmente. Oppure c'è chi ha detto che potrebbe essere uno stimolante per l'appetito, o forse semplicemente è una conseguenza inevitabile di una dieta prevalentemente frugivora. Ad ogni modo, queste considerazioni di Dudley sono passate alla storia come The Drunken Monkey Hypothesis, ovvero l'ipotesi della scimmia ubriaca. Dudley ne ha parlato in più occasioni, ci ha scritto anche un libro che si chiama appunto The Drunken Monkey. Tra gli umani, tutte le culture che hanno accesso a materiale fermentato ne fanno uso. Secondo Dudley, la maggior parte delle sostanze che creano dipendenza nell'essere umano sono una cosa relativamente recente a livello di consumo umano, mentre per quanto riguarda l'alcol, ipotizza che la cosa possa essere ben più antica e che la frutta fermentata fosse quindi una risorsa importante per i primati, che quindi hanno alla base una predilezione per questa sostanza assunta in piccole quantità. E quindi si suppone che l'amore per l'alcol sia un tratto vecchio, tutto sommato, per i primati. Sì, ma vecchio quanto? La nostra capacità di smaltire l'etanolo, e quindi di consumare piccole quantità di alcol senza star male, è legata ad un gruppo di proteine, di cui fa parte anche un enzima, che è chiamato alcol deidrogenasi 4, nome in codice ADH4. Questo enzima ha appunto il compito di catabolizzare gli alcoli, che di base sono tossici. E questo enzima di base ce l'hanno tutti i primati, ma non in tutti funziona allo stesso modo. Per esempio, nei lemuri e nei babbuini inizia a spezzettare effettivamente l'etanolo quando viene assunto, senza però riuscire a smaltirlo come si deve. E quindi questi primati hanno una versione dell'alcol deidrogenasi che è meno efficiente della nostra. Per questo motivo molti pensavano che questa versione potenziata dell'alcol deidrogenasi fosse stata selezionata non prima di 9.000 anni fa, ovvero non prima di quando noi umani abbiamo iniziato a far fermentare il nostro cibo. Una ricerca di Carrigan e colleghi del 2014, pubblicata su PNAS, ha indagato la questione per capire qualcosa di più sull'evoluzione di questo tratto. Per farlo si sono confrontate le alcol deidrogenasi di diversi animali moderni, tra cui due tupaie e 18 primati di vario tipo, dall'ai-ai al tarsio delle Filippine, Carlito siricta, dalle scimmie scoiattolo, Saimiri shureus, al cebo dai cornetti, Sapajus sapella, fino al babbuino verde, Papia anubis, poi al gibbone dalle guance bianche, Nomascus leucogenis, allo scimpanzé, insomma, solo per citarne qualcuno. Si sono ovviamente incluse molte linee diverse di primati, più o meno vicine come parentela alla nostra specie, perché chiaramente così c'era un modo più capillare di capire la questione. E poi ovviamente nel mucchio ci siamo anche noi, chiaro. In pratica hanno confrontato i vari enzimi e ricostruito, in base alle differenze, l'evoluzione di questa molecola, avendo anche modo di confrontare tra di loro le versioni ancestrali di questa proteina, per vedere come sono cambiate nei 70 milioni di anni circa di evoluzione che legano gli antenati dei primati a noi. E ovviamente queste versioni ancestrali dell'alcol deidrogenasi varie sono state anche testate in vitro per vedere quanto fossero brave a smantellare l'etanolo. A quanto pare l'ultimo antenato comune tra noi e gli oranghi, vissuto tra 13 e 21 milioni di anni fa, non era particolarmente bravo a smaltire l'etanolo assunto con la dieta, ma se la cavava meglio con altri tipi di alcoli, come il geraniolo, anch'esso potenzialmente presente nella sua dieta. Quando però da questa linea si staccò quella che poi ha portato a gorilla, scimpanzé, bonobo e umani, le cose sono cambiate e l'alcol deidrogenasi era già diverse volte più efficiente. Il motivo? Forse non c'entra molto con l'eventuale vantaggio con l'alcol, era un caso e ce la siamo ritrovata. Però è anche possibile che in realtà sia diventata la norma perché offriva un qualche vantaggio. E in effetti pare che questa caratteristica fu selezionata nei nostri antenati in un periodo in cui aumentarono le probabilità di imbattersi nell'etanolo. Infatti ci fu un cambio degli ecosistemi nel Miocene e i primati diffusi in precedenza nelle foreste del Miocene inferiore, tra 17 e 22 milioni di anni fa circa, divennero rari nelle savane del Miocene medio e superiore, da 16 milioni di anni fa in poi. E l'antenato comune del gorilla, dello scimpanzé e nostro si specializzò probabilmente a cercare assai più spesso il cibo a terra,
dove si imbatteva in frutta stramatura che era caduta per terra e aveva iniziato a fermentare. In effetti linfa, nettare e frutta caduta a terra sono più vecchie di quelle che rimangono sugli alberi e quindi sono quelle che iniziano a fermentare e hanno più contenuto in etanolo. I risultati mostrano che attorno ai 10 milioni di anni fa i geni che codificavano per l'alcol deidrogenasi subirono una mutazione che rese questo enzima molto più bravo a fare il suo lavoro, quindi molto prima della nascita dell'agricoltura. E sembra esserci una netta preferenza per questa risorsa tra gli scimpanzé, i nostri parenti più vicini. Infatti quando ci sono frutti maturi, mangiano quelli. Poi se non ci sono, sì, mangiano anche altro, comunque cibo che di etanolo praticamente non ne ha. I cercopiteci invece, se c'è frutta matura, mangiano quella, però continuano anche a mangiare foglie e semi. Se non c'è, mangiano anche la frutta non matura, assieme sempre a foglie e semi. Perciò nella linea più vicina a noi pare esserci una netta preferenza per questa cosa qua. Per stessa ammissione degli autori ci sono anche altri enzimi coinvolti nella faccenda e per avere un quadro ancora migliore bisognerebbe studiare pure loro. Comunque questo potrebbe spiegare perché esiste l'alcolismo e perché, anche senza andare fortunatamente verso l'alcolismo, a molte persone può piacere l'idea di farsi un drink. Quindi il consumo di alcol è molto anteriore alla nascita dell'agricoltura e ha potenzialmente rappresentato un vantaggio per la nostra linea evolutiva. Questo vuol dire che possiamo tirare un sospiro di sollievo e farci scudo dell'evoluzione ogni volta che vogliamo alzare il gomito perché tanto è l'evoluzione? O peggio, lo si può usare per giustificare il consumo di alcol pesante con il fatto che evolutivamente parlando è vantaggioso? No, col cazzo. Infatti va detto una cosa, la risorsa del frutto che sta fermentando è una risorsa molto nutriente ed essere capace di scovarla e assimilarla nel migliore dei modi può portare molta energia e aiutare a sopravvivere, a difenderti, a riprodurti di più, eccetera. Ma ci sono dei limiti non da poco. In primo luogo è una risorsa imprevedibile. Non si sa quando i frutti maturi inizieranno a fermentare con esattezza. In secondo luogo è una risorsa limitata. I frutti fermentati infatti sono pochi perché magari marciscono prima che qualcuno li prenda o perché vengono mangiati tutti i frutti maturi prima che cadano e iniziano a fermentare. In terzo luogo è una risorsa ambita, cioè anche ammesso che riesci a percepire dove stanno perché senti l'odore, arrivi lì e ce ne sono ancora, cioè non sei mica il solo che li ha sentiti, potresti comunque essere scacciato da un rivale più forte che li vuole tutti per sé. Perciò capite bene che il consumo di alcol in natura è legato ad una risorsa molto energetica ma molto instabile, imprevedibile e rara. Perciò è chiaro che i primati in natura non hanno il problema dell'alcolismo, perché non hanno fisicamente a disposizione un approvvigionamento di alcol costante e regolare. A parte quei casi del vino di palma, lì che vi ho detto prima, ma ovviamente non sono la norma e sono legati di più alle interazioni con la nostra specie, guarda caso. Il problema dell'avere una certa attrazione evolutiva per l'alcol è arrivata quando l'alcol abbiamo iniziato a farcelo. Infatti con l'agricoltura abbiamo imparato a far fermentare i cereali, i frutti, la linfa e tutto quello che ci pareva di far fermentare. Ecco, a quel punto la risorsa divenne, almeno in teoria, abbondante e disponibile per tutti e soprattutto prevedibile, perché lo decidevi cosa far fermentare e quando, no? E quindi a quel punto iniziò ad essere un problema per la nostra salute. In natura non è possibile trovare così tanto etanolo, infatti. L'eventualità di subire un'intossicazione per aver mangiato troppi frutti alcolici è praticamente inesistente in natura. Nessun gorilla ha a disposizione un mini market aperto 24 ore su 24 dove con pochi spiccioli puoi comprare alcol a litri. Quindi occhio a forzare in una certa direzione questa cosa della nostra predilezione evolutiva per l'alcol, perché c'è chi la usa per dar forza a narrazioni un po' strane. Ricordo infatti che nonostante sui social la gente ti auguri di esplodere quando glielo ricordi, i dati indicano che l'alcol è cancerogeno e che non esiste il rischio zero, non c'è una soglia minima sotto alla quale l'alcol è innocuo, a parte non berlo, ecco, quello sì. Badate bene, non vi sto dicendo che dovete per forza smettere, né vi sto giudicando se vi piace l'alcol, anche perché non sono nessuno per farvi la predica. Cioè, io bevo pochissimo, però ogni tanto mi piace assaggiare qualcosa, tipo, non so, un liquore dolce ai frutti di bosco, una birra artigianale natalizia, o bere lo spumante alle feste. Cioè, consumo alcol in moderate quantità e so che non esiste il rischio zero. Ma se mi va, non devo guidare, non sto male, eccetera, me lo concedo. Però accetto che non c'è rischio zero, perché non è che se ne bevi poco fa bene. Questo a molti non piace sentirselo dire, ma i dati dicono questo. Se si beve,
Si beve per scelta, non perché fa bene a qualcosa. Poi non vi sto dicendo che se non avete condizioni cliniche particolari siete responsabili, allora comunque dovete smettere di bere. Attenzione, semplicemente i dati dicono che il consumo di etanolo in qualsiasi dose aumenta il rischio di cancro. Punto. Cioè, basta andare a leggere cosa dice in merito l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che considera l'alcol un cancerogeno del gruppo 1, che sarebbe la stessa categoria di tabacco, arsenico e amianto. Poi, certo, non è che bere un bicchierino di alcol equivale a bere un bicchierino di arsenico, ovviamente, però la gravità è diversa, però il gruppo è quello. E qualcuno dirà, ma mio nonno ha vissuto fino a 90 anni e beveva come un otre. Sì, e quanti sono quelli che invece a bere come i trovoli sono morti prima? Ecco, sono di più, ma tanti di più. Un caso è un caso, statisticamente è irrilevante e non fa testo. Lo dico io che uno di questi casi l'ho conosciuto di persona, insomma, un simpatico amico di famiglia, oggi purtroppo scomparso, vissuto più di 80 anni che il suo litro di vino al giorno minimo se lo beveva. Più tabacco, ovviamente, ma appunto è un caso. Sono immensamente di più quelli che a far così la vita se la sono accorciata significativamente. Posto che ovvio non è campato così tanto per via del suo stile di vita, senza il quale immagino sarebbe vissuto anche di più. Senza contare ovviamente situazioni patologiche come l'alcolismo, che oltre al dramma legato alla salute nostra e quella degli altri, ha anche il dramma sociale e familiare, tant'è che secondo alcune statistiche l'alcol è assai più pericoloso dell'eroina, della cocaina e del tabacco, e questo perché ovviamente rispetto ad altre droghe è legale, socialmente accettato quando non incoraggiato, accessibile, diffuso e a volte profondamente radicato a livello culturale, tanto da diventare un qualcosa che fa parte dell'identità di certi gruppi. Questo per dirvi che una situazione potenzialmente vantaggiosa a livello evolutivo ci si è ritorta contro quando abbiamo incominciato a spingerci sopra con l'acceleratore. Quest'ultimo discorso, me lo perdonerete, era doveroso da fare visto quello di cui abbiamo parlato e il punto da cui siamo partiti. Insomma, non potevo chiudere il video senza farlo perché sarebbe stato incompleto l'argomento e soprattutto non volevo in nessun modo che dal video passasse una qualche giustificazione alla faccenda, appunto. Il focus comunque era un altro, ovvero l'evoluzione dei primati. Quindi ovviamente vi esorto nei commenti a dirmi se avete apprezzato il video e se l'avete fatto, insomma, perché no? Datemi una mano a diffonderlo condividendolo. Vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate tutto, il link al canale Telegram con gli eventi, il libro, i viaggi, i social, wishlist, Patreon, tutto quanto. Trovate lì, quindi aprite pure la descrizione e datevi un'occhiata. E niente, grazie per essere stati in mia compagnia, spero appunto di aver fatto qualcosa di apprezzabile parlandovi di questo argomento. Ripeto, fatemelo sapere nei commenti, insomma, mi piace, solite cose. E niente, ci vediamo al prossimo video e statemi bene. E siate responsabili, mi raccomando.